corso dello studio, no? E di avviare tutta questa fase, no, di studio e di partecipazione, di unirlo a quello che è lo sportello, che si occupa un po' di tutte le problematiche, sia dal punto di vista comunale, sia dal punto di vista di intrecci con le banche, quindi finanziati un po' tutto quanto, e quindi sì, di non fare 10 sportelli, no, ma di farne uno che comincia a vedere una partecipazione abbastanza nutrita di persone che cominciano a dare delle risposte concrete alla gente che comunque ci pone questi problemi. Il 28 facciamo l'incontro con rappresentanti dell'ABI nazionale, lo ripeto, è confermato, poi sarà indicata l'ora, ci dai soldi e soprattutto alle 6, no? Visto che comunque l'ABI a livello nazionale ha chiuso una serie di situazioni o chiuderà alcune situazioni sul credito, sul microcredito nella nostra città, ed è bene che anche l'Assemblea proponga e svolga una funzione di informazione e di confronto su questi temi. L'ultima cosa è la solidarietà che voglio esprimere alla Lucia, proprio perché sono convinto che ha fatto benissimo a rispondere a quella maniera, si capisce che siamo tutti uguali, che abbiamo teste e pensieri anche diversi, ma che tutti lavoriamo per la ricostruzione della nostra città. E basta con i professori, voglio dire, noi dobbiamo partecipare veramente. E adesso l'altra cosa è quella che si diceva, io ho visto che Ioni non ha dato la disponibilità a fare l'incontro con l'assemblea permanente. Oh, se non cambiamo atteggiamento, io l'atteggiamento non lo voglio cambiare, propongo, visto che questa settimana non c'è consiglio regionale, ma c'è la prossima settimana che andiamo noi al consiglio regionale e cominciamo a porre delle precise domande a Prodi. Queste sono, diciamo, le cose che io pongo all'assemblea. Paolo, vabbè, dillo tu, dai, vabbè, martedì qua. Martedì. Martedì, sì. Alle ore 18. Alle ore 18, allora, no, c'è Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, che chiede un incontro con l'assemblea. Quindi siamo tutti invitati, chi vuole, no, qui, sotto il tendone proprio dell'assemblea. 18, siccome viene l'invito del sindaco per quanto riguarda tutti i segretari di partiti, dal 17 al 18. Ufficialmente starà con la delegazione del comune dalle 18:30, in un margine di tempo purtroppo misero per i suoi impegni precedenti assunti, è disponibile ad ascoltare l'assemblea. Martedì. Quindi il consiglio regionale non sapete quando